55, siamo con la leggenda Mitya Kosmina. Grazie di essere con buongiorno, noi. Buongiorno. No, di ciao. Più di più. Date un po' di aria, sei Mitya Kosmina. E Marco Furlan. Sì, che non mi do aria assolutamente. No, aria vicino a lui scompaio. Compreso a lui non esiste. Allora, volevamo sapere, innanzitutto, cosa ne pensi di questa barcolana. Abbiamo visto una serie di interviste con te in cui sei motivato col tuo nuovo equipaggio. Raccontaci un po'. Ma sì, diciamo, quando arriva il momento di barcolana, vuoi non vuoi, alla fine sei motivato, no? Perché arrivare qua a Trieste, cercare di vincere, è sempre una cosa emozionante, questo non si può nascondere, così che non ci manca la motivazione, no? Poi sicuramente c'è qualche cosa che per me sarebbe da cambiare per la barcolana, però non mi espongo più di tanto perché una volta ho detto qualche parola di più e non era ok, perciò faccio solo il mio ruolo, in questo caso, in questo team, timoniere, basta. Quest'anno Shockwave, com'è? Ma così per dire, abbiamo un team molto bravo, dei ragazzi super bravi, velisti, anche affiatati, la barca, diciamo, ha delle prestazioni importanti, non è una barca proprio dall'ultima generazione, perciò dipende tantissimo per noi dalle condizioni del vento. Noi abbiamo un range abbastanza stretto dove possiamo competere molto bene, che sarebbe tipo da 3 nodi fino a 18 nodi. Una volta superati questi, se non so, sono 25 nodi, noi qualche difficoltà a planare con le barche un po' più moderne ce l'abbiamo, perciò speriamo di trovare il range, quel giusto per noi, per poter essere veramente in concorrenza al massimo. Le sensazioni finora delle prove fatte sono come sono? Bene, abbiamo avuto qualche problema tecnico che stiamo risolvendo proprio oggi, speriamo che poi in regata funzioni tutto, perché su questi maxi è molto importante, sono tanti particolari tecnici e purtroppo c'è sempre qualche piccola sorpresa. Io spero che la barca proprio per la regata sia a posto, che possiamo esprimere il meglio quello che può dare il team a una regata di questo tipo. Involontariamente hai dato due assist al tuo avversario diretto, cioè il vostro range fino a 18, da 3 a 18 nodi, e che avete qualche problema. Cosa ne pensi di Marco Furla come avversario? Sono robe serie. Puoi andare libero. No, devi andare libero. No. Qua non si scherza. Io già una volta, quando abbiamo navigato insieme, ho detto, io ho sempre il rispetto di Marco perché lui è grande marinaio. Io appartenevo al mondo un po' più, diciamo, tecnico, proprio di regata. Però io sono Mitya Kosmina. No, per me era sempre bello imparare anche da Marco quello che a me mancava, diciamo, com'è. E viceversa. Ecco, così sono due mondi un po' diversi, però in mare uguali, importanti, perciò io penso che ci rispettiamo l'uno l'altro proprio per il ruolo che ha fatto nella vita, diciamo, collegato con mare. Certo, assolutamente concordo. Da lui ho imparato tanto e viceversa anche io ho potuto insegnare qualcosa. Insomma, sai, il mondo del mare ti apre tutte queste possibilità, sì. No? Non sei mai completo al 100% se non fai tutto, no? Lui ha più esperienza sul lato race e io ho più esperienza sul lato cruise, no? E sono due cose diametralmente opposte che comunque, insomma, hanno necessità di crescere e ci si compensa. E sempre serve il know-how per tutti i due ambienti. Così che, però al di là di questo fair play di facciata, io devo dire le cose come stanno. Sì, tu lo so che sei. Lui ha detto. Per me, dice, cosa, visto che eri in equipaggio con Kosmina, detto, cosa ne pensi? Ah, guarda, gli auguro ogni bene possibile, però che arrivi dietro di me. Ma questo è normale. Io riferisco a ambasciatore, no, cioè, da concorrente è normale, no? Perché anch'io. Sta brevando. Auguro tutto, però uno dentro di noi, ognuno spera di vincere, no? Perché questo è un po' spirito di barcolana, no? Perché bene partecipare, ma ancora meglio vincere, no? Questo, questo era sempre, anche quando eravamo insieme, abbiamo lottato per la vittoria, disperatamente, abbiamo avuto due anni molto importanti, anche per la mia esperienza, con qualche pizzico di sfortuna, sì. E un know-how che quando
abbiamo portato i velisti, se tocco questo argomento, che sono arrivati da Atlantico come erano australiani, con diverse regole, diversa visione su una regata, per capire che questa è una regata tecnica, c'è anche strana, ma è tecnica, e non è mai riuscito a entrare nella testa di australiano di, che noi qua combattiamo su 4 miglia di distanza, con le cose però tanto precise, in condizioni che abbiamo nel nostro golfo, perciò per ogni caso era una super esperienza, peccato che non siamo riusciti proprio a toccare quel piccolo che mancava, diciamo, per essere incompleto, per dire, abbiamo fatto un'operazione super top, tutti contenti, diamo a casa e facciamo le cose, non lo metto. Eravate su una barca impegnativa, sì, difficile, parecchio. Difficile, avuta in mano in poco tempo, sviluppata in poco tempo, con delle problematiche non indifferenti, insomma, quindi anzi, abbiamo fatto direi anche molto bene. È chiaro che quando sei là e hai un mezzo del genere, sei sempre che dici, devi puntare sempre al gradino più alto, no? E poi ci è scappato di mano per un soffio, ma è andata così, la vela è questo, lo sport è questo. Sì. Quindi tu concordi nel dire anche lui è un ottimo avversario, lo rispetto, però che arrivi dietro di me. In ogni caso, sempre. C'è uno che è identificato come Maxi Iena, sì, un però, po' Iena deve essere. Se andiamo a fare i astici a Zverinaz, allora Marco arriva primo, no? Allora lì perdo 1000-0, perché non posso competere. Non c'è battaglia. No. Dall'indigestione. Sì, lì sono altre cose che vengono in gioco, no? Allora cosa volete dire uno all'altro, visto che siete qui? Io a lui auguro sempre di arrivare bene, perché se lo merita, come ti ho detto prima, è un grande professionista, un grande uomo, perché al di là di quello che possiamo dire in mare, sempre quando scendi a terra devi essere un uomo, no? E io di lui riconosco questo ancora prima del velista, che è già tanto, quindi per me questo è sufficiente, ed è una, gli faccio solo gli auguri di poter arrivare primo, perché se lo merita, e quindi io con questo cassone solamente posso andare a fargli festa quando è finito, con gli astici, e avrò i frighi pieni di champagne per lui. Sì, però, però è la barca più bella del tutta la riva, perciò sicuramente dormo bene. Non va bene. E tu cosa auguri a Marco? Mi auguro di fare una regata, diciamo, senza stress, perché anche con questo Maxi alla partenza hai stress, no? Non puoi andare fuori da questo, diciamo, momento più difficile, più intenso di Barcolana, e poi di fare una regata rilassata, portare a termine, diciamo, tutti i guest e la barca sani e salvi, che è molto importante, no? Perfetto. Marco, Mitia, grazie mille. Dani. E buon vento. Grazie.